preparavano altri attentati, il dubbio apre con un titolo diverso, e cioè sulla Turchia: Erdogan furia contro i diritti, arrestati 80 avvocati, maxi retata a Istanbul, chi difende gli oppositori finisce in galera. E poi la fotonotizia dedicata a Thomas Miglia, addio a Molnezza, il coatto che incantò Visconti. Bene, siamo all'ultima testata, l'Avvenire, anche qui un titolo diverso: no all'utero in affitto, ora si muova l'ONU. Dall'incontro internazionale di Roma emerge la richiesta di bloccare la gestazione surrogata che mercifica la maternità e i bambini. Appello di donne, non solo, divieto mondiale. Curioso come l'Avvenire trasforma un incontro internazionale di donne cattoliche in un appello di donne. Sono state ben altri numeri invece messi in piazza dalle femministe, che appunto invece hanno difeso queste conquiste dall'aborto all'utero in affitto, e hanno messo appunto in piazza diverse decine di migliaia di persone. Bene, è tutto per il momento. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, quindi tra pochi minuti, dopo una breve pausa musicale, andrà in onda l'intervista all'onorevole Annalisa Pannarale, alla quale abbiamo chiesto di darci un po' delle indicazioni sul percorso di questa legge di riforma, che sembra un po' impantanata, chiusa nella formulazione dei decreti attuativi. Noi ci risentiamo tra pochissimi minuti. I wanna flicker, I wanna shine. Schooner beach, like a very fine wine. Don't wanna stumble, I wanna climb. Until I reach cloud of cold night. Don't wanna keep seeking, I wanna find. Treasures you keep buried deep inside. I don't wanna wander, I wanna sign. Stand in a dream of your heart's design. Never gonna burn out, never gonna die. Never gonna burn out, never gonna die. Never gonna burn out, never gonna die. Never gonna burn out, never gonna die.
Allora, siamo in collegamento con l'onorevole Annalisa Pannarale del gruppo di Sinistra Italiana che da tempo sta seguendo questo cammino della legge di riforma, è stata in qualche modo al centro del confronto anche con il SINAGI, il sindacato degli edicolanti, nel corso della formalizzazione della legge che è passata sia alla Camera al Senato già lo scorso anno ed è uscita credo ad ottobre se non ricordo male. Dunque ora siamo un po' in panne su questi decreti attuativi anche per le note vicende che hanno riguardato Lotti e non solo, a questo va aggiunta l'uscita, anzi le uscite della FIEG che non perde l'occasione per sottolineare l'importanza della liberalizzazione. Devo dire una liberalizzazione in valore assoluto, cioè senza particolari accenti, di cui invece ci sarebbe bisogno perché poi bisogna capire che cos'è questa liberalizzazione nei fatti e gli edicolanti l'hanno sperimentata da diversi anni sulla loro pelle e non sembra che poi alla fine abbia aumentato il numero dei lettori, anzi tutt'altro, almeno per quanto riguarda il numero delle copie. Allora, onorevole Pannarale, una sua valutazione, diciamo così, prima sulla fase che sta attraversando la legge di riforma dentro questo ambito incerto dei decreti attuativi e poi anche su più che sul panorama editoriale, su questo futuro, questa prospettiva per un settore dell'editoria che continua a subire questi colpi sulla liberalizzazione, almeno da parte della FIEG, che non sembra proprio la medicina più adatta in questo momento. A lei la parola. Sì, grazie, buongiorno. Grazie anche per questa possibilità di intervenire, perché in effetti la legge di riforma dell'editoria ha imposto, diciamo così, per la sua rilevanza, un grande impegno nei passaggi legislativi che si sono prodotti negli scorsi mesi e che quindi hanno portato ad una approvazione definitiva del testo all'inizio di ottobre, come lei molto bene ricordava, del 2016. A che punto si è? In questo momento in realtà siamo tutti estremamente legati alla lettura dei decreti attuativi che dovranno rendere appunto in qualche modo attuabile questa legge, perché voglio ricordare che insomma questo disegno di legge ha avuto un elemento di forza e uno in debolezza. Il primo è stato connesso al fatto che siamo riusciti a fare un grande lavoro, diciamo così, di riscrittura in commissione e anche di approvazione di emendamenti che hanno indubbiamente migliorato il testo, diciamo, su tre versanti: quello della necessità di garantire risorse più stabili, l'opportunità di promuovere delle esperienze che fossero, diciamo così, innovative e creative, e quella di tutelare meglio le condizioni di lavoro anche all'interno dell'intera filiera, cioè editori, distributori diciamo anello finale, quello delle edicolanti e quindi della rete di vendita. Però c'era anche un grande punto di debolezza che noi come Sinistra Italiana abbiamo sempre segnalato, cioè quello delle deleghe. Quello